Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Cosa ci vuole per fare un caffè Segafredo? 24 grammi e 300 kg, tra cui selezioniamo solo i chicchi migliori. 85 gradi e 220 per tostarlo al punto giusto. 5 minuti e 3 anni per trovare la miscela perfetta. Un momento per gustarlo, una vita per crearlo. Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza. Prova la qualità delle nuove miscele. Zero-2 non è solo il prefisso di Milano, ma è anche il risultato di questa serie fino adesso. Abbiamo vinto gara 2 con il risultato per 83-72, una prova clamorosa nel quarto-quarto ci ha portato alla vittoria. Una buonasera su Segafredo TV, siamo in tantissimi e sono molto contento di questo. Vedo tantissimi messaggi molto, 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 molto belli e quindi adesso bisogna iniziare già, ok? Festeggiamo proprio come è successo sabato, festeggiamo, ma da domani dobbiamo già iniziare a pensare a mercoledì, che giochiamo in casa, quindi tutti coloro che saranno a Palazzo, ma anche quelli che non ci saranno, stiamo vicini alla nostra squadra e facciamoci sentire, perché siamo in una situazione pazzesca che credo che nessuno di noi potesse immaginare, ma sicuramente ci dà un orgoglio dentro di noi clamoroso. Abbiamo già anche in diretta il live dalla sala stampa del forum e andiamo subito da Alessio Torri. Ciao Alessio. Ah, scusami ciao. Alessio. Premetto, non è che sto mantenendo la voce, sono dentro un albergo e quindi devo parlare un po' più piano, ma vi assicuro che ho fatto tanto di quel casino che non potete immaginare, scusate per la parola casino. Ciao Alessio. Ciao Fede, bentornato in diretta in questo post gara assurdo, ok, quantomeno inatteso. Poi la Virtus è solo al 50% dell'opera, che vuol dire nulla perché Milano ha la possibilità di vincere ancora 4 gare tranquillamente, ma per ora godiamoci questo 2-0. Un 2-0 diversissimo rispetto ad 1-0 di 48 ore fa. Diverso perché questa volta la Virtus è riuscita oltre i 6,75 a trovare una continuità importante, quasi il 40% oltre l'arco, si è in attacco, si è slegata con 14 contropiedi, un numero enorme per una finale scudetto. La capacità difensiva si è tradotta quasi sempre nei campi aperti, con cui la Virtus poi è andata in area dove ha trovato i 26 punti dei suoi 83, ma per la seconda volta ancora ha tenuto Milano sotto gli 80 punti in casa, 72 addirittura oggi. La difesa della Virtus in questa post season è letteralmente l'arma più importante, da cui nasce poi tutto il resto. Deve essere, credo, questo il punto da cui partire con l'analisi. Dopodiché possiamo raccontare dell'ottima leadership ancora una volta di Teodosic, senza però essere mai invasivo o invadente, ma una leadership
silenziosa sarebbe troppo, però una leadership che permette agli altri di restare in gara, perché effettivamente anche oggi Bellinelli, Ricci soprattutto, lo stesso Wims hanno trovato non solo in attacco ma anche nell'aiuto difensivo, dove la Virtus ha quasi sempre chiuso le autostrade di Milano verso il ferro, proprio i momenti migliori. Quindi una Segafredo più che mai plasmata e spalmata un po' su tutti i protagonisti. Altro dato, poi ti lascio la parola, questa volta Milano non ha potuto beneficiare dei secondi tiri e quindi sfruttare i rimbalzi offensivi, che invece 48 ore fa erano stato forse il punto più rosso di gara 1. È stata una partita veramente da cardiopalma, bene o male una partita sempre in equilibrio, infatti primo quarto vinto da Milano, secondo quarto vinto da Bologna, terzo quarto in parità, quarto quarto non c'è stata partita. E non ho sentito, Fede, puoi ripetere? No, dicevo che è stato un... praticamente è una partita sempre in equilibrio in tutti i quarti, ok? Poi se andiamo a vedere un attimo ai parziali, il primo quarto vinto da Milano, il secondo vinto da Bologna, il terzo in parità e il quarto non c'è stata quasi gara. Milano è arrivata fino a più di metà quarto, credo, senza canestri dal campo. Sì, Milano ha vinto due degli otto quarti giocati finora in queste prime due gare. Però accompagnando il coach Zorzovic alla stampa, a questo punto darei la linea. Riprendo io la linea, torniamo da te dopo. Esatto. Torniamo da Alessio Torri tra poco, perché adesso arrivano le parole di Aleksandar Djordjevic, che si sta portando in sala stampa del forum. Ricordiamo Virtus che vince 2-0 e adesso si torna e si tornerà alla Segafredo Arena. Cristian Pellizzari, sei numero uno, ragazzi, tifo Olimpia, che dire, complimenti senza se e senza ma, avete meritato. Parola ad Aleksandar Djordjevic. Ciao a tutti, cominciamo con la dichiarazione. Buonasera. Cosa dire, sicuramente una gara cercata, una gara giocata per vincere. Io dico sempre, quando vai a tirare ci sono due maniere: vai a tirare e tiri per segnare, vai a tirare per segnare, la stessa cosa giochi o giochi per vincere. Penso che siamo usciti oggi concentrati, decisi, abbiamo dimostrato tanta personalità, tanta unità, tanto sacrificio difensivo soprattutto, dopodiché abbiamo chiuso la partita in una maniera giusta, leggendo bene alcune cose. Aspettavamo che la partita sarebbe stata fisica, che Milano sarebbe uscita con l'orgoglio, e penso che il sforzo che abbiamo fatto in primo tempo di chiuderlo solo a meno uno, non solo, ma chiudere il primo tempo a meno uno, è veramente ha messo una forza nelle nostre anime e un po' ha frenato sicuramente qualcosa che si aspettava, no, in questa partita seconda qui a Milano. Quindi andiamo a casa, short memory, io devo chiudermi per cercare di migliorare ancora. Noi siamo consapevoli che questa finale sono solo due partite vinte, solo due in questa serie, non c'entra niente, quindi bisogna andare avanti perché è best of seven, no? Quindi cercheremo di recuperare le energie, metterci bene in testa ancora dove possiamo migliorare e cercare di fare un'altra gara a casa a Bologna. Sicuramente la chiave, la parola chiave è il recupero, non solo fisico. Sasha, due vittorie simili in alcuni dati diversi dagli altri. La seconda volta avete avuto Milano a casa sua sotto di tanti punti, i nostri per la difesa, chiaro, avete giocato tantissimi contropiedi, ma oggi avete controllato i secondi tiri di Milano che in gara 1 erano stati questo è un'altra volta, non devo aggiungere niente alla tua domanda, che sempre era una delle chiavi di controllare
questi ribalzi, di vincere la gara ribalzi. Non l'abbiamo vinta per poco, però penso che lì Milano è bravissima a prendere questi secondi tiri e con una velocità incredibile creare un tiro veloce. Sono veramente talentuosi, no? Appena arriva la palla alcuni dei loro esterni, loro creano con questa facilità il palla in mano, alcuni tiri facili. Quello è stata una bella cosa che ci siamo messi in testa di fare, e lo sappiamo che dobbiamo anche migliorare ancora lì. Ciao Sasha, passo. Ciao Massimo. 2-0 adesso vi dà un vantaggio chiaro, riparte anche il pronostico. Due cose: uno, come fare a proteggervi dall'entusiasmo che ci sarà sicuramente nell'ambiente a Bologna? La seconda cosa, quest'anno avete avuto un rendimento in trasferta eccezionale, meglio che in casa, soprattutto nella prima parte della stagione avete perso qualche colpo. Ritornare a casa poi anche con i due tifosi adesso mi può dare un vantaggio, può essere qualcosa che posso mettere ulteriore pressione? È una finale, che pressione vogliamo se non quella? Noi lavoriamo per questo, cioè, ogni giorno ti alzi, vai in palestra, fai allenamenti, prepari video di qua di là per giocare questa finale, quindi pressione noi ce lo stiamo mettendo tutto da soli, penso che è una caratteristica dei veri competitori. Ma quello che li proteggerà sicuramente saranno i miei urli domani. Non abbiamo neanche possibilità né tempo di goderci qualcosa, perché subito si gioca fra 48 ore, quindi noi domani dobbiamo lavorare. Oggi torniamo a casa tardi, domani partendo già da colazione, un recupero fisico, mentale senz'altro nel pomeriggio, altrettanto fisico, e ritornare fra due giorni in palestra la mattina e riconcentrarci di nuovo e cercando di migliorare. Noi dobbiamo migliorare. Ok, l'ultima. Complimenti innanzitutto, ma è una convinzione che viene anche dall'anno scorso. Cioè, mi sembra veramente che sia la partita che cercate dall'aspetto del film. La ringrazio per la domanda. Lo devo ripetere, una convinzione che viene dall'anno scorso. Abbiamo finito il campionato primi, quando è stato Covid, con un entusiasmo con nostra gente di Bologna che hanno creato con questi ragazzi. I ragazzi sono sentiti in una maniera incredibile, e da quando abbiamo iniziato quest'anno c'era questo sentimento che qualcosa ci è stato tolto ingiustamente, e quindi quando abbiamo superato questa cosa ci voleva abbastanza, perché avevamo anche dei problemi fisici all'inizio. Però sicuramente quello che io ripeto ultimo mese già tante volte, quello che abbiamo fatto l'anno scorso è un'altra cosa su quale io come allenatore ovviamente non lo dimenticherò mai. Quindi questi primi playoff che ce lo stiamo godendo tutti insieme è un premio per tutti noi, per tutto il gruppo, per tutto il club, per la proprietà, per tutti noi che lavoriamo per raggiungere obiettivi che erano i playoff. Ok, grazie. Arrivederci. Queste erano le parole di Aleksandar Djordjevic. Adesso aspetto anche Alessio, perché comunque ha detto una frase molto molto interessante, che non c'è neanche, diciamo, la possibilità di poter godersi del momento, perché comunque stanotte partono, domani mattina dopo il risveglio si fa lavoro muscolare, poi si riguarderà qualcosa. Forse col fatto che sia 2-0 e si andrà a giocare in casa, Alessio, appena arriverai, secondo me non credo che sia così a mio parere un fattore negativo, nel senso che non ci si deve tanto fermare, come abbiamo detto più e più volte, alle partite nei playoff, ma semplicemente
avere la possibilità di rigiocare subito. Nella scorsa serie, quella semifinale, c'è stata una settimana, mentre adesso tra meno di 40, sarà esattamente 45 ore e 45 minuti, si ritorna in campo all'esco. Ormai il reset è la parola d'ordine di questi finali lunghissimi di questa stagione che è cominciata il 27 di agosto e che vede ancora fortunatamente la Virtus impegnata. Coach Djordjevic è stato pragmatico, è uscito dalla sala stampa con una faccia di cera, non ha lasciato trasparire alcuna emozione, giustamente, perché la Virtus è al 50% del percorso. E quindi il 50% non si assegna nessun scudetto. È chiaro che però, dal punto di vista, se giochiamo al gioco delle pressioni, ora però la Virtus si è, con queste due vittorie, anche portata addosso un po' più di aspettative, se non vogliamo chiamarla pressione, perché no, insomma non ora... sai che non sono d'accordo, e ti dico perché la Virtus viene vista come quella che deve arrivare seconda, punto. È sempre stato così da inizio anno, ok? 6-2-0, vero? Ma tu magari sì, un po' di pressione la puoi avere, ma è l'altra squadra che ne ha molta di più adesso. Ancora di più. Cioè adesso sono passate due partite e se la pressione prima era 50, oggi era 70, mercoledì sarà 85? No, io quello che intendevo dire era, ho usato la parola aspettative, non pressione, perché la pressione è una cosa spesso negativa, aspettativa è una cosa positiva. Ora la Virtus si è conquistata sul campo i galloni di squadra che può farcela. Nel frattempo arriva coach Messina, quindi lascerei un attimino la diretta io per andare a quindi io chiedo alla regia se mi danno l'ok di continuare quindi con la diretta, nel senso che mandiamo anche Ettore Messina. Alessio, mi confermi? Sì. Perfetto, così abbiamo anche le parole in diretta di coach Ettore Messina. Allora Alessio può intanto andare in impostazione e qualcuno che dice calma, giusto? La stampa, okay, parole a Milano e poi Messina. Con coach Messina nella sua dichiarazione iniziale. Buonasera, complimenti alla Virtus che ha giocato una partita molto energica e molto gagliante. Noi ci abbiamo messo molto impegno, ma come penso sia stato abbastanza chiaro, poca freschezza. Abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto. Abbiamo chiesto alla squadra di muovere di più il pallone, di penetrare e scaricare, abbiamo costruito molti buoni tiri, ma abbiamo avuto poca energia fisica in difesa e anche poche gambe in alcuni momenti cruciali per tirare con la percentuale necessaria. Le ragazze sono impegnate al massimo, ripeto, abbiamo fatto degli errori, adesso è un 2-0 per loro, dire che è in salita è un eufemismo. Andiamo via a giocare gara 3 e vediamo cosa succede. Domande? Vincenzo. Alla partita numero 89, anche in caso del tuo che hai detto, cioè, ti chiedo, qualcuno può aver finito la pellina? Cioè, che non sia proprio una questione di volontà, di cosa? No, ti ho appena detto, ci hanno messo un sacco di impegno. Sì, forse. E ti ho appena detto che mi sento che non abbiamo avuto gambe in alcuni momenti in difesa e per tirare un buon percentuale. Credo esattamente quello che hai detto tu. Non ho potuto aggiungere. Secondo domanda, prevedi cambiamenti? È ovvio che avendo una squadra stanca farebbe cambiamenti. Altre domande? Pasca. Prego. Ma era adesso una pastella. Sei rimasto stupito dall'energia che ha questa Virtus? Ti ha sorpreso? Ha sorpreso qualcosa? Ha sorpreso la squadra? Allora, vorrei perché purtroppo la memoria non è una cosa che... Allora, noi tutte le volte che abbiamo giocato con loro, incluso prima che arrivassi su Bellinelli, abbiamo sempre giocato partite punto a punto. Cioè non è che noi abbiamo asfaltato la Virtus nel passato.
ok? Quindi in Supercoppa abbiamo vinto una partita estremamente combattuta. In campionato a Natale, che Bellinelli era appena arrivato, abbiamo vinto di 4-5 punti, una partita come oggi, punto a punto, con vantaggi minimi. Poi abbiamo giocato la partita qui, e a parte un momento in cui eravamo andati in vantaggio molto bene, poi si è stata punto a punto in tutto l'ultimo quarto. Mi sembra che non è una novità. Rosso, una squadra che aveva partita, come dire, era vicinissima, non c'era il campo, aveva vinto già la prima partita di finale. È una squadra che ha aggiunto un giocatore importante, la Bellinelli, che può permettersi in questo momento di grande freschezza, con Abbas che sta dando minuti importanti, con Ricci che sta giocando dei buonissimi playoff, eccetera, eccetera, si possa permettere anche in questo momento di rinunciare al straniero come il piccolino. Quindi no, non sono stupito del loro potenziale. Poi che per altri motivi loro possono aver avuto una stagione travagliata, però alla Final Eight in Coppa Italia c'erano, in finalissima di World Cup c'erano, in finale dei playoff ci sono, cioè sono dove dovevano essere, e secondo me con 25 partite in meno di noi, e soprattutto in un momento in cui certamente hanno morale, fiducia e gambe. Quindi no, non sono stupito assolutamente. Ok, grazie. Grazie. Molto rapido e diretto il coach dell'Olimpia Milano. Sono state alcune parole abbastanza, secondo me, anche giuste, perché comunque l'abbiamo detto anche noi in prepartita, che in Supercoppa, in campionato, comunque sono state tutte partite punto a punto. Quindi questo divario effettivamente non c'è mai stato, questo grande gap, e io lo dico da un po'. Alessio, sei tornato con noi? Sì, sono tornato in diretta, mi trasferisco in campo per non disturbare i colleghi che stanno scrivendo gli speech, come dicono negli Stati Uniti, dei due coach. Andare sul campo, puoi andare sul posto dove ha segnato Markovic quella tripla, no, perché, anche oggi molto importante. Sì, no, effettivamente coach Messina ha avuto ragione. Il 3-0 in stagione fra Olimpia e Virtus non era un 3-0, era un 3-0 numerico, ma non di fatto. Cioè, Olimpia ha sempre vinto con la Virtus prima di questo playoff, ma lo ha fatto non uccidendola mai la Virtus, ferendola nelle singole gare, ma non uccidendola mai. Alla lunga, poi chiaramente l'abbiamo detto nel pre-gara, no? Io ho lanciato lo slogan: facciamo finire l'Olimpia 90 gare. Insomma, Milano 90 gare. Le gioca, arriva a giocarle quest'anno, la Virtus ne ha oltre 20 di meno, 25 di meno. Vabbè, è un altro fattore. Scusami, no, attenzione però. Loro ruotano tre giocatori in campionati e hanno un americano in più in Europa. Non possiamo fare lo stesso tipologia di confronto. Le squadre, secondo me, con la Virtus che fa 25 partiti in meno, dove la sua rotazione è con l'ingresso al massimo di Deri e Nikolic, con tutto il bene che voglio a questi due ragazzi, non credo che il paragone sia molto... No, attenzione però, non fermiamoci, non confondiamo il roster con le rotazioni, perché questo è il roster, ma le rotazioni di Milano sono molto più brevi di quelle della Virtus, perché gli italiani a Milano non giocano, quindi il roster è un conto, i tre che stanno in tribuna un altro, il minutaggio di chi va in campo è nettamente superiore rispetto a quelli della Virtus. Ma se anche fosse uguale, hanno comunque 25 partite in più, e questo è un dato che va comunque, per onestà intellettuale e giornalistica, sottolineato. Dopodiché, però scusami Alessio, perdonami, però io guardo questo dato se vedo che il numero dei minuti degli italiani in Virtus sono gli stessi del numero dei minuti degli italiani nell'Olimpia, almeno in campionato. Quella è una scelta loro. In campionato sono nettamente superiori i minuti degli italiani in Virtus, quindi loro, al di là dei tre tribunati, hanno comunque un'usura di chi va in campo molto superiore. Questo è dettato sia dal tipo di relazione che dal fatto che loro hanno comunque quelle 25 sono partite in più. Ripeto, non è una giustificazione, perché Milano altrimenti non sarebbe arrivato in battuta alla finale scudetto, ma con Venezia probabilmente una gara l'avrebbe lasciata.
Certo, quello che voglio dire, Non è per contestarti. Stavo cercando di contestualizzare ciò che ha detto Corso Messina e ciò che soprattutto sono i dati di fatto. Questo non toglie di una virgola nulla in merito della Virtus. Attenzione, perché la Virtus è venuta qua, ha fatto due partite, una più gagliarda dell'altra, forse questa più gagliarda della prima, anche se è stata più 18 in gara 1, perché questa partita era la partita in cui avevi svegliato il can che dormiva. Sei rimasto lì, Milano nell'intervallo lungo era sopra di una lunghezza e ha perso la convinzione di poter dare il colpo da capo alla Virtus già all'intervallo, e col passare dei minuti nel secondo tempo questa convinzione è diventata terrore negli occhi dei giocatori dell'Olimpia. Questo è un merito che va ascritto al 101% al Segafredo, assolutamente. Dopodiché contano anche le personalità. Abbiamo visto come in questo playoff la personalità di giocatori che per alcuni mesi erano state, non dico messe in dubbio, ma quantomeno sottolineate con qualche apostrofo, come Albegovic, stanno emergendo in maniera chiara. Albegovic ha messo in entrambe le gare dei canestri fondamentali. La tripla di questa sera dall'angolo è stato un canestro di una pesantezza clamorosa, ma lui l'ha messo tranquillamente, fra virgolette. Questo è un upgrade che è arrivato nell'ultimo mese. Con passaggio di Paiola. Stile Teodosici. Okay. Perfetto. Questo credo che sia. Io ho parlato degli endorsement della difesa Georgievic, perché non potevo chiaramente monopolizzare la conferenza stampa, ma ci sarebbero degli endorsement anche per l'attacco delle cosiddette seconde linee, che stanno diventando prime linee a tutti gli effetti. Perché nei momenti chiave Georgievic ha affidato alle cure di Paiola Ciaccio Rodriguez in gara 1, è andato molto bene nel primo tempo. Attenzione che nell'intervallo Paiola ha chiuso con 3 falli, un dato che molto magari ad alcuni è sfuggito. Io credo che ho l'intima convinzione che i 3 falli a cui Paiola è stato esposto già prima dell'intervallo lungo fossero non dico un rischio, ma insomma una scelta che Georgievic aveva messo in conto di pagare pur di evitare che Milano scappasse. Questo è un endorsement clamoroso alle qualità difensive di Paiola, cioè io ti espongo anche al terzo fallo, ma con te so che l'avversario non scappa. Preferisco avere te con 3 falli, ma l'avversario vicino, che preservarti e avere Milano a più 10. E questo è un endorsement clamoroso per Paiola dal punto di vista difensivo. Insomma, ci sono tante sfaccettature di questa vittoria. Il tema dominante è la difesa. 2 partite Milano, 2 partite al Forum sotto gli 80 punti per l'Olimpia. Addirittura oggi 72, quasi 70 punti. Insomma, poco più di 70 punti. Veramente, se Georgievic ha sempre ripetuto il refrain, quest'anno difesa, 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 questa è la risposta. È la risposta all'ennesima potenza. Poi, ora reset totale, perché si cambia campo, si cambia clima, si cambia tutto, si cambia canotte, si cambia il colore di tutto. Però insomma la Virtus parte da 2-0, ragazzi. Io continuerei bianco. Posso? Come? Per la cabala, io continuerei bianco. Sì, sappiamo che la divisa ufficiale in casa è il nero, poi possiamo... Sto scherzando. Ma per la cabala continuerei a giocare qua, volendo, voglio dire, cioè, stiamo andando bene, ma perché cambiare? Mi dispiace, gli paghiamo qualche pullman ai tifosi, vediamo qua, ci troviamo bene. Adesso andiamo a forare le ruote del pullman, così stanno qui, anche quelle di Milano. Stiamo cercando di sdrammatizzare questa tensione positiva che ci sta pervadendo veramente tanto. Sarebbe non onesto non ammetterlo. Io chiudo così, perché ovviamente andiamo in chiusura, perché si stanno spegnendo le luci, a me mi stanno già bussando la porta. E dite qualcosa sull'arbitraggio di queste due partite, per cortesia. Due arbitraggi diversi, io sinceramente guarderei quello che stiamo facendo bene sul campo. Perché Milano va più fischiano male a noi, fischiano male a loro, fischiano bene a noi, fischiano bene a loro, punto. Però attenzione, Milano va più in lunetta perché la Virtus in difesa alza di più le mani, c'è di più, quindi va bene se... Di quello che stai dicendo, guarda la palla che ha recuperato dopo la bomba e prima dell'assist della tripla di Paiola, come l'ha recuperata Marković. Esatto. È tanto che non abbia fischiato fallo, perché comunque il movimento può sembrare, ma Paternico o Paglialunga, adesso mi ricordo, era lì
ha visto proprio che gliela proprio portata via dalle braccia. È un'emozione pazzesca. Siamo 2-0. Ora noi vi salutiamo e ok, fino a stasera ci sta, ma domani dobbiamo già tutti quanti concentrarci già a gara 3, perché fra tre quarti d'ora siamo già a martedì e quindi manca un giorno alla gara 3. E quello che abbiamo fatto oggi, ai noi, non vale più nulla. Grazie Alessio Torri. Buonanotte, una bella notte da Milano. E come sei tornato? Voglio uno sticker su WhatsApp con sta foto, grazie. Sì, diventerai un meme, te lo prometto. Grazie Alessio. Ciao, buonanotte. Ciao. Together we fought. Together we have suffered. And together we rise up. Together we're back. Black is back. Black is back. Black is back. Black is back. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segafredo, 24 grammi e 300 kg, tra cui selezioniamo solo i chicchi migliori. 85 gradi e 220 per tostarlo al punto giusto. 5 minuti e 3 anni per trovare la miscela perfetta. Un momento per gustarlo, una vita per crearlo. Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza. Prova la qualità delle nuove miscele.